Buonissimi spettatori. Anche oggi purtroppo dobbiamo andare a constatare, toccare con mano eh, un'altra piccola strage. E infatti, oggi sono a Sementina sì. dal nostro Elvis Morisoli, che in teoria in questo momento lui non dovrebbe essere qui. Nel diciamo nel locale della sua stalla, sì. eccetera, eccetera. Lui dovrebbe essere in giro per l'Alpe. La, per No, con le sue pecore, con le sue capre e, e invece ha dovuto rientrare ha dovuto rientrare Vabbè, ecco qua, dopo ve le mettiamo in, in sovrimpressione eh? le vedrete bene in sovrimpressione sì. e che dire, adesso sentiamo caro Elvis sì. tu di solito fin quando stai su all'Alpe in di condizioni normali quando non ce ne sono che rompere balle io di solito scarico l'Alpe verso il eh... I primi di settembre, di ottobre, I primi il primo io. weekend di ottobre di solito, se non ci sono nevicate o cosa, se il tempo come adesso è normale, sì chiaro sto weekend sta facendo freddo però mm. sicuramente passa e, 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 e quindi eh, ho dovuto scaricare un mese prima ecco. l'alpe. Quindi un mese prima, dopo tiriamo sui conti con la macchinetta sì, con, la, sì, con il nostro Elvis. Ascolta, Elvis, allora tu sei andato su con quanti capi tra, eh, o tra, peco, tra pecore e capre? Allora, l'Alpe è stato caricato con 84 capi, okay. eh, 77 mie, 7 di un mio amico mm. e ne abbiamo riportate 61. Il che significa? Prima mi dicevi 14 le sì. avete trovate massacrate sì, come... Sì, come queste okay, qua, sì. perfetto, eh. e poi disperse. Disperse ce ne sono ancora 8-9. Adesso la conta proprio okay. esatta non l'abbiamo ancora Vabbè. fatta perché le abbiamo portate. Adesso sono in un recinto su a metà montagna. Mm. Che domani scaricherò e le metterò mm. in un recinto e farò la conta delle marche, le famose sì. marche auricolari. Che dopo, qua sì. non si scappano. Okay. ecco eh, quindi lì dopo esce tutto proprio perfetto però okay. siamo ancora siamo in norma di, di 23 capi che mancano l'appello totali 20, 20 le mie e 3 del mio amico ok eh, e qui stiamo parlando di quelle che non avete ancora trovato non abbiamo mente. ancora sì 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 ma, boh, ma non le troviamo più eh Capì. Ne, ne abbiamo trovato 14 e, e altri sono eh, però perché mi fai passare da partito. Il discorso è che qui te trovi, mi sei massacrato, e lì da vedere, sì. no, in quattordas sì, ok. Sì, sì. E poi qui altre che so son che Sono so mica che fa, eh. Ok, sì. perfetto. So Adesso, per uh, tu questa, diciamo, avventura pessima l'hai avuta anche negli anni precedenti o per te è il primo anno? No, per me è il primo anno. Per te è il primo anno. Per me il primo, primo anno, perché le perdite... Le abbiamo sempre tutti gli anni, quel, quella famosa percentuale del 5% mm. c'è sempre perché, ma io sono su a 2000 metri, 2300, certo. 2400 metri, temporai, film in certo però chiaro, una roba Roma l'ho mai vista. Ok, il che significa che sono arrivati anche nella tua zona. Certo, certo, certo. Ok, avvistamenti tuoi. Avvistamenti tuoi di persona? No, non ho mai visto. No. Ti avevi visto? No, non mi ho mai visto. Il che significa che Takiran, e essi, Van Dyne, No, non mi ho mai visto. Perché sono stato in canadese sì. una settimana, settimana passata, mo da fila, ma mi, mi ho mai visto. Ok. Quindi, caro Elvis, visto che... Allora, noi ne abbiamo già parlato abbondantemente, come dicevamo prima, con il professor Sandro Rusconi, e sì. con altri tuoi tre colleghi eh, che purtroppo hanno avuto sì, la sì. stessa esperienza, eh, ma anche negli anni precedenti. Sì, sì, chiaro. Eh. Hanno visto poco. Ma una tua impressione, una tua impressione, giusto perché è eh, eh, sai l'altra volta quando abbiamo fatto l'intervista ha parlato solo il professor Rosconi che giustamente sì. ha eh, diciamo dato proprio tutti i numeri precisi eccetera eccetera addirittura sì. ci sono le statistiche sì, sì, no? e eh, dicendo sono lì dove dire. tu adesso saresti proprio il primo diciamo allevatore sì. no? che dice la sua impressione cioè Cosa si prova? Lo so che è una domanda idiota, però io vorrei magari che i nostri spettatori capissero cosa prova un allevatore che alla mattina che ora ti arriva a Suti. E 5 e mezza, 6. 5 e mezza, 6, perfetto. E poi tu hai parlato. E poi sono in giro, si installa, e dopo ti si installa e vediamo un da E ti mani parli in italiano perché sì. sennò dopo azzugata, sì, riprendo, sì, 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 mi riprendono duramente sì, sì. Uh, conosci il sabato e la domenica te sì lo conosco ma, 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 ma... Cioè, lo so che lo sai che è segnato sul eh, calendario sì, lo, lo conosco però, ecco. però si lavora ecco mentalmente Ora, magari la domenica si, si, si prende un po più con relax però si lavora bene. sempre ok sì discorso che tu non puoi mollare il colpo, no, neanche no. è... al di Natale. Ecco, allora, questo per cercare di far capire ai no? eh, sì. nostri spettatori, perché la buona parte dei nostri spettatori sì. amano il biscunin, sì. amano tutte le, le, le... Sì. Il min, Cioè, amano tutte quelle cosine buone no? esatto, sì. che vengono fuori dagli allevamenti. Sì. Bio, perché più si è bio di in sci, sai? Sì, chiaro, chiaro. Cioè, mi al almeno il campi il Gigo Daniel, la costoletta perché è, per come ecco. è da snovo E eh, mi ha che se ne viene avanti in sci, assomiglia a seguire il nostro strano, il chi che viene da, da, da altri paesi. Ok, e, eh, chiaro, ma, ma, ma il nostro ticinese. Sempre che hai detto che il nostro anno che arrivo ad altri paese me la vedi proprio non strano come chiaro ma... le, che, che dici okay. i, i, e poi so mi no attenzione dicono che sono arrivato su che mm. vuoi dire che la strage lì mo io da piangere cioè, anzi su metto il drink a piange cioè, perché di si te le, le fini, devo dire, no perché mai eh, cosa faccio eh, adesso nella mia testa passano tante cose eh, perché eh, cosa fa, cosa fa mia, come voi in avanti eh, sì, perché da... ci eh, sono dei tuoi colleghi che addirittura hanno dovuto arrendersi e eh sì perché io, io da quando sono da quando, da quando ho aperto gli occhi che sono su questo alte me, con i miei antenati no il mio yeah. zio che la di e l'è una roba che, che, che ne viene avanti, avanti da, da, da una vita no? da quante generazioni eh, da, da tre almeno sicuro tre generazioni e eh, eh, quindi mm. adesso sarà più per... Non lo so, mi sono che dovrà per punta scrivere in un SAS 2024, fine, fine al peggio. Fine, e quindi, fine. cari spettatori, eh eh, sì. quello che eh sì. esce da una chiacchierata amichevole, perché questa qui non è un'intervista, sì, claro. questa è una chiacchierata amichevole tra una persona come me che deve fare informazione. Sì. È una persona che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera sette giorni su sette 365 giorni all'anno sì. e poi eh, per uh, gli eventi che tutti conosciamo mm -mm -mm. si trova con 14 animaletti ok massacrati ok sì, sì. massacrati ora sappiate una cosa io qui lo posso dire perché eh, alcune immagini non ci vengono fornite adesso. Io farò una richiesta ufficiale, ma alcune immagini non ho capito perché non ci vengono fornite. Ok, ripeto, farò una richiesta ufficiale. Poi, se me la danno, me la danno, sono mm. mica obbligati a darla a me come giornalista. No, eh, in teoria dovrei essere io. Prendere, andare su per l'alpe e fare le foto, eccetera, eccetera. Però Purtroppo voi sapete come è messo a chiasso TV, quindi. Ma poi no. insomma. Però ecco, questa immagine, quest immagine che avete visto è moltiplicata per 14. Eh sì. Ok, poi mi ha detto che ci sono anche delle caprette oltre alle pecore, giusto? Nelle... Vittime, no, o, o sono no, tre no, solo pecore, no, solo pecore, solo pecore. Solo pecore. E le, io ho su solo eh, pecore tu, e eh. sono disperse solo pecore. Mm. C'è su un gregge di capre, però mm. non, è, non è ancora stato toccato. Ok, adesso non so il proprietario mm. cosa farà perché io so, le mie pecore le ho portate giù. Certo. adesso rimarrà sulle capre. Se il lupo sicuramente arriverà, se il gaffa mal va sui cavori. Mia eh. che mangia erba. Eh. Vabbè, Comunque, la sostanza è che noi speriamo sempre, speriamo sempre noi battiamo queste interviste perché speriamo sempre che magari qualcuno si metta una mano sul cuore, l'altra sulla coscienza e eh, qualche piccolo provvedimento nei confronti di chi garantisce delle eccellenze. L'ha detto anche il professor Rusconi: eccellenze, il prodotto che praticamente mangia solo sulla cima dell'alpe. Eh, quindi... La pulizia anche di Alp. esatto. O ben o ma eh, vengono ven puliti anche di, di territori che è anche giusto che sia sui animali a mangiare che, che tenga la, la bio famosa biodiversità. Insomma, e non quindi. Lo so adesso, ecco. Per cui, eh, cari amici, vi lascio così. Vi lascio così con il nostro buon Elvis eh, Morisoli che ha. Eh, un bel po' di eh, dei suoi animaletti in meno, ok? Eh, vi lascio ancora con un'immagine di, di un massacro sostanzialmente e che dire? Ci vediamo alla prossima edizione di Chiasso News, nella speranza che, ripeto, qualcuno si metta magari una mano sul cuore, l'altra sulla coscienza e qualche provvedimento lo possa prendere, perché ormai eh, qui siamo alla frutta. Alla frutta, sì, sì. Eh? Elvis, siamo grazie mille e speriamo la prossima eh, volta che vengo a trovarti eh, di avere sì. delle notizie buone. Sì, spero ok. speriamo che, che, vabbè, che si mettono adesso, adesso ormai ho il Cervello un po' a certo. non so cosa come come, come 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 fa, no, perché ormai ho tante cose in testa, però sono sempre piuttosto positivo, non è che adesso sono negativo. Spero. Dai, Dai, ok. Alla prossima, carissimi. Eh.